Buongiorno a tutti. Un padre con un bambino stavano a casa. Sto ragazzino giocava sempre con un palloncino d'aria rosso, che lo tirava per aria o riprendeva, lo tirava per aria o riprendeva. E il padre non la faceva più. Dicevo, a voi va finita con sto cazzo di palloncino. Guarda che andiamo a finire male, eh! Matteo, andiamo a finire male! Guarda che te le do de santa ragione un giorno, Butta sto cazzo dei palloni! Niente, questo ci giocava quando il padre in cera. Un giorno stava al bagno, il ragazzino, sulla tazza, stava a giocare con sto palloncino. A un certo punto sente il padre rientrare, gli pian corpo, pian sto palloncino, lo butta dentro la tazza del cesso. Esce fuori dal bagno, il padre tutto de corsa, levatevi, torna al bagno, ne la faccio più. Entra dentro al bagno, si spoglia, si mette sulla tazza e dà libero sfogo proprio. Ah, era da mattina che ci doveva andare, ne la faccio più. Insomma, mamma mia, insomma, si alza per pulirsi, dà un'occhiata dentro la tazza, gli pian corpo, vede un affare tondo. Era il palloncino, vedeva affare tondo, era diventato marrone, blu, si sa che era diventato. Questo se credeva che aveva fatto, aveva buttato giù un organo suo. Dice, madonna mia, ma che ho fatto? Chiama subito la moglie, Marì, corrivi a vedere. Ah, ma la moglie arriva al bagno. Dice, ma che è? Dice, mamma mia, ma che è? Ma che hai fatto? Ma che ne so, a me mi pare la Mirza. Ma no, a me mi pare il fegato, ma che è? Oddio, ma che hai cagato? Chiamiamo il dottore! Chiamano il dottore dopo 2 minuti stava là, si mette i guanti, lo tira fuori, lo mette dentro una bagnarola e con dei pinzette chirurgiche comincia a punzicchiarlo, no? Cioè, vediamo che cos'è, c'è a punzicchia, a un certo punto scoppia. Se guardano, il marito si guarda il dottore, dice, oh, dottore, ma che è? Il dottore, mentre si stava asciugando tutti gli schizzi di merda, dice, ma lei ci crede? In 30 anni di carriera non ho mai visto una scureggia che involucro.